Sono le 11, io ringrazio le persone che hanno colto l'invito a assistere a questa conferenza stampa. I colleghi qui al mio fianco sono Giulia Grillo e Paolo Bernini, ecco, scusate, non ci siamo presentati oggi perché ci sentiamo telefonicamente per messaggio, avendo come una delle tematiche che trattiamo quella del benessere animale. Adesso ci stanno raggiungendo Tania Cipolla, che è l'avvocato Rizza, che è Irene Rizza, che rappresentano le associazioni e sono parte civile nel processo che probabilmente si celebrerà o non si celebrerà, questo è da vedere. Gli argomenti diciamo più di carattere generale, ecco, diciamo, noi come deputati, loro al Parlamento, alla Camera dei Deputati e io in Assemblea regionale, abbiamo seguito questa vicenda, ma in generale approfondito la tematica del benessere animale e in particolare del randagismo, che è quella che come tematica, no, secondo me vi dovreste affrontare magari qui, perché chiaramente poi sarà una cosa da affrontare l'argomento in maniera più tecnica. Noi siamo vicini a questo argomento per una serie di ordini di motivi, non solo quello di quello che ci lega al mondo degli animali di affezione, non solo per il ruolo istituzionale, perché anche questo settore, questa materia deve perseguire quegli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale, animale, perché oggi c'è un disequilibrio, c'è una criticità, questo è evidente, è chiaro che la normativa nazionale e poi di riflesso quella regionale hanno manifestato tutte le loro criticità nell'applicazione, perché leggendo la legge chiaramente è piena di buoni intenti, è piena di buoni propositi, ha degli obiettivi, degli step da raggiungere, ma confrontando la norma con la realtà ci rendiamo conto che c'è bisogno di un intervento normativo e di un percorso che ci porti al raggiungimento degli obiettivi, che sono quelli di avere la sicurezza per i cittadini, il rispetto del benessere animale e soprattutto raggiungere quella tanto agoniata campagna davvero di sterilizzazione, sensibilizzazione a affido di queste creature, che oggi in questo momento particolare, in questo momento storico di forte crisi economica, di forte crisi anche sociale, essendo anche loro tra gli ultimi, risentono come le persone più deboli, più emarginate della società, il peso della violenza, della solitudine e dell'abuso. E non perché non siano donati del dono della parola, non meritano l'attenzione che meritano altre questioni urgenti e che sono un peso e una vergogna per la nostra società. Non si dica, non passi il messaggio, noi siamo sempre, io personalmente non accetto quando la burocrazia o i colleghi deputati mi dicono che ci sono problemi più gravi, ci sono emergenze più emergenze, tutte le emergenze, tutti i problemi hanno una dignità e se noi non vogliamo perdere la nostra dignità non dobbiamo mai dimenticare che questi obiettivi vanno perseguiti, vanno costruiti attraverso la partecipazione. Chiaramente non nego che a livello regionale cambierà la normativa, è davvero problematico, ma non perché ci voglia la scienza infusa, abbiamo per le mani maneggiato diversi modelli di approccio alla questione, ma perché l'assemblea regionale in generale è paralizzata in questo momento da uno stallo di tipo politico, perché manca la politica.
sapete benissimo che non si esitano disegni di legge, non l'Aula si riunisce poche volte, il più delle volte in piena assenza della maggioranza, e quindi abbiamo intrapreso due percorsi, uno di modifica e perfezionamento della legge attuale, qualora si dovesse riuscire a far breccia nel cuore della sesta commissione, la commissione salute, e un disegno di legge completamente nuovo, innovativo, che è già, diciamo, per forza completamente pronto, che questa settimana troverete sull'ex regionale per avere il contributo. Ecco, si pone, si offre quello che si è riuscito ad organizzare come modello per le valutazioni dei cittadini, degli amanti degli animali, dei veterinari e di tutte le persone che vorranno dare il loro contributo. Come dicevo, qui ci sono gli avvocati che sono parte, stanno seguendo la vicenda giudiziaria, l'opinione pubblica non solo catanese, perché dobbiamo ricordare che la stampa nazionale si è interessata all'argomento, ha seguito le vicende di questi due canili, ci diranno quali sono le argomentazioni. Qui i colleghi del nazionale penso vorranno dire qualcosa, loro stabiliranno, ecco, l'ordine, magari cercando di coordinarsi con l'apparato tecnologico. E quindi, se vuole dire qualcosa Giulia, Grillo o Paolo, cominciamo, sì, oppure sentiamo gli avvocati, io cedo il microfono. Magari prima facciamo fare gli avvocati, poi qui vanno la parte nazionale, anche qui così avvocati. Prego, accomodati. Sì, buongiorno, io sono l'avvocato penalista dell'ufficio legale dell'associazione L'Altra Zampa, l'avvocato Irene Rizza, sempre dell'ufficio legale, e la presidente dell'associazione L'Altra Zampa. Intanto grazie per averci dato questa opportunità di poter quindi esporre quelle che sono le nostre motivazioni in relazione alla opposizione, alla richiesta di archiviazione che è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Catania. Però prima di iniziare noi con l'aspetto un po' più tecnico, vorremmo dare un attimo la parola alla Presidente, che io vi ricordo che la nostra è una piccola associazione a livello locale, che ha fatto una denuncia particolarmente importante e che è stata voluta quindi dall'associazione, quindi dalla nostra Presidente, e condivisa da tutti. Quindi lascio la parola alla Presidente. Buongiorno a tutti, io sono l'amministrazione e presidente di questa associazione. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare il Movimento 5 Stelle che oggi ci ha permesso, insomma, di essere qui, ci permette di essere qui proprio per darci la possibilità di dare, insomma, spazio e, diciamo, voce a questi cani che noi abbiamo, insomma, un attimino avuto modo purtroppo di far risaltare questa brutta situazione che è in crescendo, che c'è appunto nei canili. Naturalmente volevo ringraziare tutti i presenti, volevo ringraziare le avvocate Tania e Irene, senza le quali assolutamente non si riuscirebbe ad andare avanti, anzi spesso sono loro a spronarci, perché veramente è molto difficile. Naturalmente ringrazio tutti i volontari, senza i quali non esisterebbe l'associazione. Naturalmente parlo anche per la Lega Nazionale per la difesa del cane, la LAB, che ci stanno affiancando. Io quello che voglio dire è soltanto, appunto, io non sono un tecnico, quindi parlo più che altro con il cuore, quindi vorrei soltanto che un attimino si facesse luce su quello che sta accadendo non solo nei canili di Catania, ma in generale tutto quello che succede è il maltrattamento, i canili che maltrattamento, insomma, tutte le situazioni che ci sono al sud. Quindi, insomma,
verrà fuori, le parole degli avvocati verranno fuori, le sue situazioni davvero incresciose. Noi, devo dire, non so se per fortuna o purtroppo abbiamo avuto la possibilità di mettere in luce quello che sta succedendo, e non è soltanto un discorso di maltrattamento, non è che riguarda solo i cani, ma è tutto un discorso molto più ampio che abbraccia le istituzioni, abbraccia i comuni, abbraccia le ASP, ahimè, e non è solo Catania, per cui quello che, la cosa appunto principale, prima di, insomma, di restituire la parola agli avvocati, la cosa principale che io vorrei mettere a risalto è che noi non stiamo denunciando il canile X, in questo caso il Novembre, noi stiamo denunciando tutta la situazione che c'è al sud, quindi totale disinteresse per quello che riguarda la situazione, appunto il randagismo, perché non esiste un vero e proprio piano di sterilizzazione, non esiste da parte dell'ASP, non esistono strutture pubbliche in Sicilia, forse se ne contano due o tre, e soprattutto è quello che veramente mi rammarica, perché nonostante abbiamo messo in luce tutta questa situazione, che ripeto non è solo un discorso di maltrattamento, ci vediamo costretti tra virgolette a dover chiedere giustizia, insomma dover, come si dice, posso dire, chiedere chiedere un supporto al tribunale, perché mai mi sarei potuta aspettare, insomma, di avere dopo tutte le indagini, anni di indagine, carte presentate, fascicoli su fascicoli, vedere, insomma, una richiesta di archiviazione. Adesso comunque gli avvocati vi diranno, vi spiegheranno meglio. Grazie.